facciamo insieme è una struttura di documentario. In 5-6 ore noi dobbiamo tirar fuori un piccolo documentario e lo tireremo fuori. Un documentario su che cosa? Un documentario sul cibo. Il cibo è la memoria, il cibo ora poi vedremo. Cosa si può fare? Non si può raccontare molto. L'unica cosa è intervistare le persone e cercare di focalizzare alcuni elementi che ci possono interessare. Mi prendevo degli appunti mentre parlava Marco Francesconi quando hanno aperto questo festival, e venivano fuori delle cose interessanti. Io ho tirato fuori delle cose e poi vediamo se voi ne tirate fuori altre. Il cibo, per esempio, e le occasioni, no? Le occasioni, cioè il cibo diventa particolare nel celebrare una occasione, che sono le feste, i compleanni, eccetera. Ma un tempo il cibo era legato anche ad altre cose, cioè era legato, ad esempio, nella campagna alla mietitura, per esempio, c'era il pranzo della mietitura, e quindi capire come queste occasioni, se esistono ancora delle occasioni per cui il cibo è qualche cosa che diciamo santifica, si dice, per santificare la festa, non era solo andare alla messa, ma anche mangiare del cibo che era adatto alla festa, oppure invece che ormai il cibo è completamente staccato dall'occasione. Quindi il cibo di ieri e il cibo di oggi, che differenza? Poi il cibo e la memoria. Proust, si sa, attraverso un biscottino, una madeleine, riesce a ripercorrere e a scrivere qualche cosa che sono qualcosa come 10.000 pagine, insomma, partendo da un sapore. Quindi il ricordo del cibo e cosa evoca il cibo. Ci si sente accuditi quando ci preparano il cibo? Si accudisce gli altri preparando il cibo? O il contrario? Il rifiuto del cibo, ciò che non piace, perché non piace? L'odio per il cibo. Oh, la trippa. Sono d'accordo con la signora. E cose del genere di interiore, cioè queste. Perché? Beh, sono interiore di animali, io già non mangio carne, figuriamoci l'interiore. L'erba cotta non mi piace. Tutte le verdure. Carciofi non mi piacciono. Cioè lei che viene dalla campagna proprio. Carciofi ne reggo. Il cambiamento del gusto negli anni. Poi cucinate? Cucini? Non cucini? Chi cucina per te? Quindi la prima cosa da fare è cercare di formulare cominciare a pensare delle domande da fare alle persone, che poi saranno ripetute uguali per tutte, in maniera tale che noi costruiremo una specie di mosaico e facendo una sola domanda avremo tante risposte differenziate secondo quello che gli altri risponderanno. Non è facile fare le domande alle persone, bisogna entrare in empatia. Il rapporto con l'intervistato è un rapporto empatico. Quando un intervistato mi parla, io voglio che parli con me e desidero io essere in sintonia volta per volta con chi intervista, perché ogni persona che si incontra è un personaggio, cioè perché nel momento in cui un intervistato viene sullo schermo diventa personaggio, ma nel senso migliore della parola, non nel senso peggiore. Quindi io voglio mettermi in contatto col personaggio, io voglio esserci per davvero. Io non, se lui sta mettendoci la faccia, ce la devo mettere anch'io, è un fatto di parità. Perché nel momento in cui siamo paritari, a parte che è un fatto democratico, secondo me, nel momento in cui siamo paritari è un momento in cui riusciamo ad ottenere di più dagli altri, perché tu devi dare qualche cosa quando fai le domande e gli altri sentono che tu sei partecipe di quello che loro diranno. Poi bisogna rubare. Il rubare vuol dire che quando si comincia a fare le interviste non ci deve essere, sempre a mio parere, sempre il mio metodo, sempre quello che faccio io, non ci deve essere troppa preparazione. La gente ormai è abituata a questi mezzi. Un tempo quando si girava per strada la gente si voltava, adesso non si volta neanche più, cioè non sono talmente abituati. Quindi non si deve accorgere del mezzo, deve essere veloce, immediato, arrivare come se questa cosa fosse una cosa dal seguito, che sei tu che stai andando a chiedere, non è questa cosa che si sta imponendo sugli altri. È molto importante far dimenticare che esiste, che con noi c'è l'operatore, bisogna catturare l'attenzione su di sé delle persone che vuoi intervistare.
Vi voglio far vedere due pezzettini di documentari. Uno è un documentario sugli italiani in Argentina, c'è un pezzettino di un'intervista e poi un pezzettino di film, una cosa proprio minima, dove c'è appunto il rapporto fra il cibo e l'immigrazione, come veniva recepito dai paesi dove gli immigrati vanno, il loro rapporto con il cibo. Sono felice, non solo eravamo felici. Teniamo tutto, la terra con la vigna, l'oliva, la pomarola, non è un'illusione, non ganna, è l'unico che non ganna. Questo stereotipo negativo dell'italiano che non sapeva andare a cavallo, che mangiava, non mangiava la carne ma mangiava la verdura. Pobre, come le gustava pasta e fasola. Yo lo que me acuerdo de chico es comer mucha verdura, o sea, fideos y verdura, por ejemplo, pasta y brócoli, pasta y habas. El queso rallado, formaggio gratuliato sarebbe tradotto, ¿no? Que si metteva su tutte le su tutti i cibo, ¿no? Cosa portata dagli italiani, quindi per l'elite argentina questo era. Si algo tengo en la vida, se lo debo a esta Argentina hermosa, a esta tierra de paz y de trabajo. Bravo, Francesco. A ver un po' de provolone. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién me ha llamado Tano? Tano a mí, que hace 40 años que estoy en América. El otro, invece, que invece es muy dramático, es una cosa que he hecho en África, donde son dei bambini que se nutren en una manera que vedete que es terrible. In questo film mi sono trovato in momenti di grave imbarazzo etico, nel senso che io mi sono trovato a appunto intervistare specialmente bambini domandandomi se avevo l'autorizzazione a farlo. Cioè io stavo mettendo in scena un dolore, dove è un dolore infantile, un disagio infantile terribile. Si ha diritto di farlo, non è che stiamo sfruttando delle immagini di questo livello, di questo tenore, in maniera forse impropria, per la nostra utilità, perché vogliamo portare avanti un discorso, ma quanto questo discorso sarà utile. E invece c'è un episodio dove intervistavo un bambino piccolo abbandonato dai genitori, cioè ne sono tanti, sembra in Angola. E questo bambino, io mi ricordo che non funzionava il microfono, e c'era il microfono attaccato alla macchina a presa, per cui c'era questo fonico che è locale, che non sapeva fare il suo mestiere. Allora io gli ho strappato di mano la macchina da presa e sono andato vicino al bambino perché il microfono potesse percepire la voce debole di questo bambino. Quindi sono andato sotto con questa macchina e questo bambino ha cominciato a raccontare. Mentre raccontava, gli occhi si riempivano di lacrime. Io lì a quel punto c'è un movimento della macchina, cioè la macchina fa così perché stavo per buttar via. Poi sono tornato indietro, sono tornato su questo bambino. Se questo bambino sta piangendo di fronte alla mia camera, vuole che queste lacrime siano viste. Cioè non è vero che io lo sto sfruttando. Sì, forse lo è anche vero anche questo, ma è lui che vuole farsi vedere. Cioè lui, è lui che sta mandando un messaggio, non sono più io che sto mandando un messaggio. Nel rapporto fra l'intervistatore, fra l'autore, diciamo, e chi metti sullo schermo, è un rapporto che deve avere una sua etica, ci deve essere un pensiero dietro, non si può interrogare le persone egoisticamente e narcisisticamente, come se le persone fossero un riflesso di te. Le persone sono persone e quando ci parli devi avere un profondo rispetto, chiunque essi siano, di quello che sono.
e tu ti devi essere presente per quello che sei. Non sei, non devi essere più il giornalista, poi dopo al montaggio ricostruisci tutto a tua maniera, tagli, cuci, fai, ma in quel momento tu devi essere persona. Ecco, questo non è facile, però si cerca sempre di farlo. La prima cosa che farò adesso sarà intervistare voi, perché intervistando voi vi renderete conto, essendo dall'altra parte, cosa significa. Il cinema per me è abbastanza un grande sconosciuto, quindi ho avuto l'esperienza di fare un lavoratore. Nella vita che fate? Ora che c'è, io ero insegnante, ora non lavoro. Di cosa? Per i bimbi piccoli, di tutto. Maestra? Sì. Di tu ti chiami? Livia. Ho fatto la modella, adesso ho fatto l'attrice, un po' di cose. E quindi sei qui per cosa? Oh, a me piacciono tutte queste cose, appunto, che armi sempre di più. Invece il ragazzo, il più giovane? Io sono qui perché ho la passione del cinema e ciò che vorrei fare come lavoro. Lei quanti anni ha? Posso chiederlo? Mi piace. 75. 75. Beh. Allora lei c'ha un'esperienza c'ha un mondo, un vissuto che ha visto i cambiamenti. Lei che cosa ha visto cambiare nel cibo, nel suo apprezzare il cibo, a parte che l'età fa cambiare evidentemente anche l'apprezzamento nel cibo? Quello che ho visto io personalmente, sì, per me, nella mia, e specie ultimamente, cambiamento nell'apprezzare il cibo, da vorace, che vorace, apprezzare il gusto, il colore, lo stare insieme a tavola, e mi hanno riportato molto all'infanzia, quando dai nonni contadini ci si trovava per mangiare a mezzogiorno tutti insieme. Era bello stare insieme, non era tanto importante il cibo, perlomeno me bambina, quanto lo stare insieme agli altri. Poi mi ha fatto ricordare l'importanza delle feste, ma non solo le tradizionali e religiose. La mietitura, per esempio, il momento che si trovavano gli stiomoni che mangiavano già alle 10 il coniglio o le zucchine. La mietitura si preparava e poi si mangiava nei campi, noi insomma si portava. Sì, si mangiava, quello si raccattava nei poderi, patate, fagioli. E anche l'importanza che davano al cibo, perché ne conoscevano delle caratteristiche che ora si sono perse, secondo per me. Per esempio, se portavi le zucchine, la mietitura in estate ci sono le zucchine, dicevano la battuta, portatemi una giacchetta che viene freddo, perché le zucchine ricche di acqua portano del fresco, e è giusto che si mangino in estate. Io compro volentieri la frutta di stagione, perché mi sembra più giusta. Cioè, peperoni e melanzane ci sono tutto là, no? Però io non mangio. Ci siamo allontanati nel cibo da quello che è il ritmo delle stagioni, mangiamo delle cose che non sono adatte al momento, perché si trovano le angurie in inverno, e poi magari mangiamo le mandorle in estate, che è un qualcosa che serve durante la stagione invernale. E questo mi dispiace, perché non si è più capace di capire cos'è che è di stagione e del momento, se non magari il prezzo. Intanto cosa ha detto che fa? Che mestiere? Non l'ho detto. E cosa fa? Diciamo che mi occupo di psicologia. È una psicologa? No. E cosa fa? Mi occupo di una branca della psicologia che si chiama psicogenealogia. Diciamo che si vanno a cercare le ragioni dei nostri traumi, dei nostri comportamenti, anche nell'albero genealogico. E il cibo in questa ereditarietà genealogica ha un senso, ha un valore? Non ci ho mai pensato. Ci pensi un po'? Pensi a se stessa. Nella sua famiglia, per esempio, c'è stata una tradizione di cibo, tramandato, abitudini? Sì, io sono nata a Milano, ma vengo da due genitori, entrambi nati a Milano, ma di famiglie, una del nord e l'altra del sud. E ho visto come la famiglia di mia madre, che era quella del sud, ha finito col prevalere, perché mio padre era orfano di madre, era figlio unico, quindi non aveva sufficiente peso da un punto di vista genealogico per imporre le proprie abitudini, e quindi abbiamo finito col prendere le abitudini alimentari della famiglia di mia madre.
mescolate poi con altre abitudini alimentari, perché comunque eravamo erano di ampie vedute i miei genitori. A mio padre piaceva mangiare e provare cose diverse e mia madre cucina bene. Però ho visto che nella sua famiglia il cibo era un fattore di identificazione personale molto forte, quindi a me per esempio piace il riso, non mi piace la pasta, vado pazza per la pasta, e io ero quella che voleva farla nordica, perché loro come famiglia del sud invece avevano questa identificazione con la pasta. A me piace il riso, ma non perché volessi identificarmi con qualcosa in particolare. Beh, questo se lo nega vuol dire che deve essere così. Forse sì, ha ragione. Beh, ma non le voglio mica raccontare tutto qui. Ha molte cose da dire, ma non le vuol dire. Se ora avessi più tempo, bravissimo, poi a poco riuscirei a fargliele dire. Il piatto più buono in assoluto, che cucino anche molto bene, è la parmigiana di melanzane. Cosa le ricorda? Che associazione... So, le melanzane le associo al Mediterraneo, che per me è il posto dell'anima. A me piace tutto il Mediterraneo, da qualsiasi angolo lo si guardi, e trovo che le melanzane siano molto mediterranee, siano come il limone, un'essenza, come l'olio, un'essenza della nostra anima mediterranea. Quindi il cibo sempre comunque legato a un'appartenenza. La verità, a me piace e basta, però visto che lei ha fatto la domanda, andiamo a cercare. Vi presento una persona che cerca di smontare l'intervistatore a ogni momento. Questa è una cosa la quale vi troverete. Perché? Perché non vuole... Lei mi permetta, io dico perché... Sì. Ed è una donna di carattere, come si dice, e non vuole essere messa in un atteggiamento di passività. Sente che io che sto in piedi, lei sta seduta, tra l'altro la sovrasto, e poi c'è questa cosa, la sta guardando, ogni tanto l'occhio gli ci va, se ne accorge che è ripresa, non se ne è dimenticata mai per un momento, e ha una persona che dice, sì, te mi fai le domande, ma cosa chi credi d'essere? Ovviamente assolutamente... quello che capisco e che condivido, io non mi faccio mai intervistare, meno che sia un'intervista ufficiale. Per strada, se mi fermano, li mando a far culo subito, immediatamente, come si avvicinano, subito. Ma detto questo, parole di bocca. No, non mi metta in luce, te la via che è bellissima. Avrei sperato che mi saltasse. Però se si vede che la persona è interessante e c'ha qualcosa da dire, uno deve insistere un pochino. Io non voglio essere... Altrimenti lasciamo perdere, perché sennò si perde inutilmente tempo. Sai cucinare? Sì, cucino per l'80%. Cosa vuol dire? 20% cos'è? Cioè mia moglie, che è un po' più brava di me, però anch'io sono bravino. Ma ora io sono in pensione, la moglie lavora e quindi spesso faccio io. E siamo scesi di tono oppure competitivo? Cos'è la cosa che ti viene meglio? Le orecchiette con le cime di rape, per tradizione pugliese, mia madre era pugliese, eccetera eccetera. Quando le portava a tavola diceva, le cime di rape mettono sangue, cioè non so perché. Mi ricordo dei ricordi legati al popone col prosciutto che mangiavo sempre quando ero da mia zia, e mi ricordo sempre che si era a tavola io, lei e mia cugina, mentre si guardava i programmi alla televisione, e cioè è un bel ricordo perché mi sa di casa. Penso che sia una delle cose più belle quando uno apre la porta e sente l'odore del cibo, è casa. Che non era casa tua, era casa di un parente, zia. Di tua zia. Si potrebbe pensare, ora c'è anche il tuo babbo, non c'è più il tuo babbo. No, è andato via. Andata via, bene, si può parlare. Allora, cioè come se la casa, era la nonna dicevi, io la zia, non mi ricordo, zia. La zia. La casa della zia fosse più casa della tua casa. Perché? Perché i miei non c'erano mai, erano sempre al lavoro, tornavano quasi sempre la sera, si mangiava alla svelta e si andava tutti a letto. Quindi proprio un'atmosfera casalinga come questa non c'è mai stata. Quindi in questo caso il prosciutto e melone della zia ti dà un senso di maggiore accudimento, di maggiore affetto. Mi hanno allevato chiaramente anche i miei, però stavo quasi praticamente il mercoledì e il venerdì da mia zia, il martedì e il giovedì da mia nonna e il lunedì con mia madre.
Ecco, una cosa che ricordo del cibo, che mi piace ancora e mi ritorna il sapore, riguarda quando ero ragazzino, avevo 10 anni, vivevo ancora in Puglia, e andai a mangiare con i miei genitori, ospiti in una masseria di alcuni contadini. E ricordo tutta la famiglia dei contadini e noi intorno a un grande tavolo. Non avevamo i piatti. C'era un grande piatto di patate con lo spezzatino. E io ricordo la bontà di questo cibo. Un po' l'imbarazzo, ecco, avevamo ognuno una forchetta, di mettere la forchetta in un piatto grande in cui le mettevano tutti gli altri. Però poi ricordo il sapore ancora di queste patate con lo spezzatino. Quanti anni avevi? 15. Beh, un adolescente. E adesso cos'è che ti piace di più? Pollo al curry. Come mai? E il pollo al curry è davvero, cioè, intenso. Ma ti lo associ con qualcosa? Ti fa venire in mente qualcosa? Forse col periodo in cui con i miei ho iniziato a starci di più, quando sono un po' cresciuto. Una cosa che rimane nella memoria in questa maniera, no? Che è un episodio, fra l'altro, non è che poi ogni giorno, come Proust, la Maddalena se la mangiava sempre. Questo è un episodio unico, deve essere legato a qualche cosa. Beh, un po' al ricordo, perché mio padre era segretario della sezione del Partito Comunista di Barletta e lavorava con Di Vittorio tra i braccianti. E io mi ricordo molte scene della Puglia, andavo da bambino ai cortei, eccetera, e mi ricorda questa cosa. Poi l'accoglienza dei braccianti, dei contadini che facevano. Beh, insomma, tu mi stai raccontando una storia di vero senso di compagni, compane, perché hai condiviso un piatto con delle persone che ti piacevano, perché sapevi che tuo padre le amava. Sì, esatto. Cioè, allora, il cibo come un'idealità. Esatto. Potevi dimmelo te, perché mi hai fatto di a me? Poi mi hai detto a fare tutto. È un pensiero che mi ce l'ho da quando ho visto anche i filmati, perché ho preso una serie di appunti, frecce, freccettine, ho fatto dei collegamenti, non so. Vabbè, comunque, in assoluto non ho molti ricordi della mia infanzia. Cancellati? No, li ho tirati fuori in determinati percorsi, però non è stato facile perché tanti non sono piacevoli. E però proprio in una situazione dove ci si confrontava, era una situazione di gruppo al femminile, così mi si è aperto questo spiraglio quando mi hanno detto un ricordo bello della tua infanzia, che da quel momento poi mi accompagna e anche oggi mi è tornato in mente. Il giorno degli onomastici ci si svegliava con l'odore della cioccolata calda fatta in casa, con la farina, con il cacao, e quella diventava la colazione di quel mattino, ma diventava anche ciò che offrivi alle persone che venivano a farti gli auguri o che entravano in casa, non come adesso che vai in pasticceria e prendi il vassoietto. C'era la pentolona di cioccolata calda con i biscotti che si compravano ancora sfusi, appeso, e che tu immergevi nella cioccolata, proprio questa cosa me la ricordo bene, e di volta in volta veniva preso un pentolino dove scaldavi la quantità adatta al numero di persone, ecco. E questa è una cosa che mi accompagna, cioè penso che me la terrò bella. E perché? Che rappresenta? L'accudimento. Mia mamma che... Finalmente. A parte ora che ha quasi 90 anni ed è molto fragile, riesce a dirti ma io ti voglio bene e tu mi vuoi bene, lei ha sempre affermato i figli si baciano nel sonno, i figli si baciano nel sonno, per cui non dovevi far vedere. Io se ho qualche ricordo di qualcuno che mi rimboccava la coperta, che mi aggiustava, era mio padre. Mia madre non si lasciava scoprire. Però in quel momento lì, con quella cioccolata calda del mattino che poi veniva portata nell'arco della giornata, no? Offerta, ecco, proprio lei che secondo me si metteva a tua disposizione, che si metteva un po' a nudo, no? Senza parlare, ma attraverso questa... Lei ha figli? Io sì. Ne ho. Li bacia? Io sì, anche se lei tende a schivarli.
E vorrei farlo ancora di più, avrei voluto farlo ancora di più, adesso ho 17 anni, per cui è nella fase in cui... Però se ripercorro così un po' i ricordi, l'ho fatto troppo poco. Sentiamo invece te, che sei una donna, che fai l'attrice, fai la modella, e il rapporto col cibo non deve essere così buono. Perché? Ma fammi dire, io ti sto provocando. Io mangio. Tu mangi? Non hai paura della linea? No. Allora, poi ti guardo quando sei in piedi. Sì, no, tanto ho mia madre che mi dice, boh, ma adesso iniziamo a fare un po' di dieta, attenzione. Ah, quindi la madre è una negatrice di cibo, buona sapersi. Sì, infatti quando se ne va io sono un amante del dolce, quindi quando non c'è nessuno a casa prendo tutto quello che c'è e mangio. E cos'è che ti piace più di tutto? Boh, non lo so, allora, di salato le lasagne. Vai un po' sulla mamma. La mamma è una negatrice di cibo, perché? Ma no, perché... No, voglio sentire la mamma, ora facciamo parlare lei, okay. La mettiamo sotto accusa. Perché? Non sono una negatrice di cibo, però non è che mi interessa tanto il cibo, questo in effetti, tranne per i dolci, sì, perché penso sono legati a ricordi e poi quel sapore del dolce, sì. Sicuramente a livello affettivo. Cioè, mi dica della storia che sono legate ai ricordi, ai dolci, perché i dolci sì e il resto no? No, penso che sicuramente il dolce, come per mia figlia, quando non c'è nessuno, lei prende queste cose dolce e a livello dell'affetto, no? Ci si coccola. E quando uno è solo, ha bisogno di affetto, nel senso lo zucchero porta affetto, nel senso questo penso più. Ma se ti nascondevi mangiando la Nutella, prendeva il cucchiaino, prendeva il barattolo di Nutella e iniziava a mangiarlo. Allora abbiamo deciso che non compravamo più la Nutella per lei. E non per te. Non si prendeva la Nutella, era una forma di boicottaggio che io mettevo in atto e ci provavo. E un giorno aveva 6 o 7 anni, era con un'amichetta, mi ha detto, mamma, abbiamo una preghiera, ci puoi comprare un barattolo di Nutella, quella vera? E la gioia negli occhi lì al tavolino in giardino con le fette biscottate, loro che spalmavano questa Nutella. Per cui se si può si trasgredisce anche. E sua madre? No, mia madre ha sempre avuto un rapporto pessimo con il cibo. Però lei, allora, non ha mai detto niente a me, nel senso, non devi mangiare così. L'ho sempre visto, lei e sua sorella, fare attenzione a tutto quel che mangiavano, farsi delle punture per la cellulite, questo, l'altro, e allo stesso tempo, facevano delle diete, però allo stesso tempo continuavano a ingrassare e a dimagrire, a ingrassare sempre di più, a dimagrire. Comunque le storie che mi raccontate di questo, sono storie di difficoltà nei confronti del cibo. Il cibo diventa una forma quasi persecutiva, le cose buone vanno fatte di nascosto, quello che si fa alla luce del sole è invece qualche cosa che è sempre limitativo, cioè il cibo è una limitazione, il cibo è nemico, voi date l'impressione che il cibo sia nemico. Io fossi te ingrasserei 2 o 3 taglie, guarda. Io sto benissimo così. No, stai benissimo così, è vero, per carità. Insomma. Mio papà lavorava nella fabbrica di cioccolato, ingegnere alimentare, vedi. Lavorava per la Suchard, e così che sono dei grandi marchi di cioccolato. Quindi nella sua famiglia il nutritore è più la figura del padre che stava nella cioccolata, lei mangia la cioccolata perché in questa maniera insomma, introietta questa parte di padre. Una madre nemica del cibo, un padre che lavorava nella cioccolata, sono due simboli che questa bella signora trasmette alla sua bella figlia con delle problematiche nei confronti del cibo. Il cibo è una problematica in famiglia vostra, non è una gioia, è una colpa, è comunque una colpa. Cos'è che l'ha colpita? Per esempio questa qui, che il cibo è una colpa. E cosa è vissuta negativamente come qualcosa di negativo, è un problema. E lei? Da piccola mi veniva imposto di mangiare e quindi avevo messo in atto una strategia, cioè tenevo la roba in bocca, me la mandavo da una guancia all'altra e poi la buttavo giù con l'acqua. Quando il mio babbo lo scoprì mi levava il bicchiere
E quello è stato proprio un momento drammatico, perché mi sono sentita proprio in una situazione in cui non c'avevo via d'uscita, ecco, non so se dando l'idea. Attraverso l'accudimento e la coercizione si è sviluppata una parte del rapporto figlio-genitore, cioè attraverso il cibo passano tanti messaggi, perché effettivamente se si leva il cibo si fa morire una persona, se ne si dà troppo si fa morire uguale. L'equilibrio da piccola, è difficile. Da piccola io ho delle foto che per me sono un mostro, perché sono nata, ero più di 4 kg, sono stata allattata più di un anno, ero una bimba gigantesca. Io ho delle foto che avevo avuto 2 anni con una gonnellina a pieghe. Sembravo un maialino, cioè un viso, no, un mostro, cioè quando vedo queste foto mi inorridisco. Il piacere invece? Mi parli del cibo del piacere, lei ama mangiare? Sì. Oh, mi racconti? A me piace tanto mangiare, mi piace tanto il mangiare come anche occasione di, come occasione di convivialità sociale. Mi piace anche proprio il mangiare, il gusto, il cucinare. L'inventare un piatto riesce, nuovo, sapore riesce nuovo. Riesce per un attimo, come se fosse in trance, fammi capire qual è il piacere che lei prova. Cerchi di evocare un momento in cui un cibo le dà proprio. E che cos'è questo piacere? Che tipo di piacere è? È dei sensi, tutti i sensi. Perché me lo racconti? Vabbè, prima si vede, mi piace anche vedere un piatto, l'odore, anche la temperatura, arriva alla a assaggiarlo, arrivare in bocca il boccone e... questo vorrei sapere, qui. Che cibo si è messo in bocca in questo momento lei quando ha fatto questa io cosa? Io un crudo di mare, sì. E cambia qualcosa all'interno della bocca e il cervello e dove va? Fa sorridere, fa piacere. Le idee mi vengono man mano che parlo con voi, che parlo con la gente. Però io nel momento in cui la sto chiedendo le cose a voi e a tutti quanti, io sono veramente incuriosito, al di là del lavoro che sto facendo adesso. Io voglio sapere, ho curiosità di sapere, se voi non mettete, quando fate l'intervista, la vostra curiosità in campo, non traete fuori niente. In fondo qui avete parlato, avete detto delle cose che forse non avreste detto, perché avete sentito che chi mi stava interrogando, non perché sia particolare, ma questa è la mia attitudine, faccio questo mestiere, partecipava con voi, anche opponendosi, cioè la signora l'ho perseguitata un pochino, ma la persecuzione era una persecuzione di tipo affettivo, cioè bisogna mettere molto affettività. Posso fare una domanda? Dica. Che mangia oggi? Io o mio babbo? E che differenza? Che vuol dire? Beh, siamo due famiglie diverse. Lui mangia. Ma io voglio sapere che mangia lei. Che mangio io? Spaghetti a pesto e bresaola. C'è una regola. Questa regola è che in una settimana non si deve mangiare sempre le solite cose. Si alterna dall'uovo al formaggio alla carne bianca soprattutto. E con 5 gusti diversi nell'arco della settimana si doveva, diciamo, compensare. Ma litigando o d'amore d'accordo? Non sempre d'amore d'accordo. C'era anche chi saltava il pasto e se ne andava a fare un hot dog, capito? Io, diciamo, i miei 30 anni di vita lavorativa l'ho vissuta all'estero, quindi ho sempre mangiato adeguandomi, non sempre ai gusti del Belgio. Il mio posto di riferimento era il Belgio. Quindi lei ha vissuto il cibo del Belgio? Che a mio parere... Subito. Subito come una punizione, un distacco. È per forza. Quel cibo non può essere buono come quello che si mangia a casa, mai. No, sono due cose completamente diverse. Ha fatto la spesa? Sì, cosa ha comprato? La frutta ha comprato. Io ho molto volentieri la frutta di stagione.
perché mi sembra più giusta. Ma anche per gli altri alimenti, cioè la verdura? Sì, sì, la verdura faccio un po' che da me, faccio l'orto. Qual è la cosa che preferisci nel mangiare? Io preferisco, siccome ho fatto la contadina appena ieri, quella si faceva noi. E qual è? La contadina, sì, quella si faceva noi, il coniglio, il pollo, l'anatra, insomma tutte queste robe qui. Gli animali che si conoscevano per nome, insomma. Sì, sì. Mangiare le piace? Sì, sì, no, no, mi piace anche farlo, eh. Ho 5 nipoti, tutti grandi, quando le metto a tavola e mangiano tutto, sono contenta. Ma quando era bambina lei? Allora, a quei tempi lì si faceva il pane in casa, si faceva il bucato con la cenere, si andava a lavare il ranno. Ponte, diamine! Il ranno! E ora se si racconta a questi giovani, dice, ma se... No, dice, ti ci adatterei? Sì, io sì, lo rifarei. Quello che ho fatto lo rifarei. È un po' dura, però... Ma lei sta meglio ora o stava meglio prima? Ora, una domanda scema questa, però le la faccio. Sta meglio perché la vita è migliorata, però è peggiorata diversamente. E in che maniera è peggiorata? È peggiorata in modo che siamo sempre confusi di quella cosa, di quell'altra. Non è perché siamo invecchiati? Sarà anche quello. E che tipo di pane fate? Quello più famoso è il fatto a legna. Non è cambiato nulla nel panificare, sono cambiate un po' le farine. Ah, sono e che, un po' le stesse. E che tipo di farine, che cambiamento c'è? Prima erano più buone forse, ora... Più buone perché? Meno raffinate, ora sono più... come sono un po' tutte le cose. E invece prima che prima c'era quello, c'era questo pane tipico da 2 kg fatto a legna, e quello era. Basta. Ora il salato, lo sciocco, il basso, l'alto, e sì, essendo cambiato la tipologia del pane, che la gente prende diverse cose, chiede diverse cose. Lei riesce a capire dal tipo di pane che comprano che persone sono? Sì. Me lo dica. C'è quella che gli va bene tutto, si vede, eh? A volte io siamo un po' psicologi, perché sì, quello più stucco, quello che va bene, me lo dia così com'è, oppure me lo fa toccare tutto finché non si vede quello che gli piace, oppure lo toccano e me lo ridanno, cosa che non si deve fare perché lo vogliono toccare. Quello più stucco, che vuol dire più stucco? Che non gli va male nulla, e quindi nella vita credo gli vada bene un po' tutto, perché si vede su per giù, no? Chiedono tanto il camut, tante tipologie, vedo chi è allergico perché c'è tante intolleranze, mi chiedono anche alla farina, tanti sono intolleranti. Ma secondo lei tutte queste intolleranze... Non ci credo io. Rimanga così com'è. Buongiorno, eccola qua. Venga, si mette dietro il banco, va. In che senso? In che senso? Le chiami un attimo Luciano. Ma noi siamo per le donne. Sì, anch'io sono per gli uomini, però con esperienza. Ciao, scusi un attimo, sempre prima la signora. A lei cosa piace? A me piace mangiare bene, mangiare tutto. In casa mia è esistito sempre che comunque si partiva dal presupposto che una cosa si assaggiava e se poi uno aveva fame mangiava anche. Certo, poi ci poteva essere una cosa che piaceva meno, però insomma... Quindi c'era la libertà, addirittura uno assaggiava e poi poteva anche non mangiare? No, la mia mamma diceva, poi me lo dici, però prima l'assaggi, non mi dire non mi piace. Ma qual è il piatto che le piace di più a lei? Ma a me la pasta, la carne, qualsiasi cosa, può andare bene tutto. Ma ce n'è una cosa che lei dice, questa è una cosa che proprio mi piace tanto, che fin da quando... Ci sono delle cose che le piacevano di più da bambina e che adesso invece le piacciono? Qual è il piatto che preferisce? Io la rivollita, i fagioli, a me piacciono i fagioli. La fatidica zuppa lombarda di una volta. Ma zuppa, vedi, loro lo sappiamo, mica lo sanno. Era acqua con un po' d'olio. Con fagioli, pochissimo olio. Fagioli pochi, niente, pochi. Sì, proprio pochi. Ti piaceva la zuppa lombarda? Certo, anche a me, tantissimo, ancora, anche a me. Anche perché? Perché comunque era un gusto sicuramente diverso, più sapore.
di altre cose in sapore di oggi. Il momento della tavola doveva essere importante a casa mia, perché a tavola era l'unico momento in cui la famiglia stava insieme e quindi non solo mangiava ma parlava anche. Il momento della relazione doveva essere a tavola, il momento in cui la sera tutta la famiglia si trovava insieme. Si parlava del cibo o si parlava di altre cose? Si parlava di casa. Di casa. Entrare in casa e sentire l'odore del cibo, penso che sia una delle cose più belle quando uno apre la porta e sente l'odore del cibo, è casa. E lei che fa? Io vendo il prosciutto. Prosciutto, mortadella, salame. Sono nata e cresciuta a campagna e riconosco il sapore del prosciutto, quello buono, quindi è quello che io ricerco, i vecchi sapori dei nostri nonni. Lei se li ricorda quei sapori lì? Sì. I miei genitori, vivendo in campagna, avevamo proprio il maiale allevato da noi e dicevano il nostro grasso fa bene. Quindi lei il maiale lo conosceva per nome? Sì, sinceramente da piccolina andavo a raccogliere le mele, andavo a raccogliere l'erba e poi andavo lì per questo maiale, mangiava tutto il giorno, povera bestia. E assisteva anche a quando l'ammazzava, no? No, dovevo andare via perché piangevo tutto il giorno, però poi dopo lo mangiavo volentieri. Quello che da mangiare alla sua bimba di 10 anni e quello che mangiava lei sono le stesse cose o sono sì, cose sì, diverse? Non compra mai qualcosa fuori stagione lei? Via, confessi che compra. Nel negozio sì, sinceramente sì, cioè peperoni e melanzane ci sono tutto l'anno, però io non mangio. Ah, lei li mangia solo quando sono di stagione? Sì. Ah. Va bene, grazie. Prego. E ora ci dia da mangiare. Sì, pubblico praticamente al 95% femminile, sì, sì. A parte il nostro giornalista e il ragazzo, e questo vuol dire qualcosa, penso, visto che è inerente al cibo. No, io penso che non sia inerente solo al cibo, ma è inerente al fatto che la curiosità è delle donne. In questo momento, ora non faccio perché siete tutte donne, io sostengo sempre con le mie bevi, eccetera, o le donne salvano il mondo o se no lasciano che gli uomini raffondino tutto. Io credo che veramente il futuro, la possibilità di cambiare qualcosa dipenda esclusivamente da voi. Cioè, noi veramente siamo stati pessimi e ci abbiamo fatto cercare di far tutto. Io, quello che dico io sulla mia esperienza personale, che sono passato attraverso il 68 ed ero già un po' grandino, che sono state esperienze determinanti eccetera, ma l'unica cosa che mi ha dato qualcosa è stato il femminismo vissuto da uomo, no? Cioè da papà, perché è stata l'unica vera momento in cui questi anni passati hanno lasciato un qualche cosa che purtroppo si sta cercando di affogare un'altra volta. Io credo che siano le donne siano curiose. Le mie classi sono quasi tutte di donne, quasi sempre. Cioè, dove c'è curiosità, scoperta, voglia di imparare, ci sono le donne. Gli uomini sempre di meno. Questa è la mia. È solo una cosa di esperienza. Sono d'accordo con lei, mi sembra un elemento molto positivo. Cioè, sì, perché, sì. Diciamo, è una. Sì, però l'uomini ne vorrei di più, perché vorrei che si rendessero conto che quello che voi avete detto oggi è ricchissimo. Cioè, è pieno di ricchezze. Anche lui, che no, è un ragazzo molto bravo, però gli uomini hanno più difficoltà a dire le cose, a tirare fuori le cose. Le donne hanno una capacità di narrare quello che si è, che gli uomini hanno perso un po' di tempo. Narrano oggettivamente, narrano sempre dell'altro, delle cose che sono avvenute intorno, del sé è raro, se non in maniera narcisistica. Sto sdottoreggiando, non mi prendete sul serio, quello che dico può essere giusto come no, è la mia opinione.